sempre. Trivelle e polemiche iniziate nella zona di Bagnoli Futura, le perforazioni per la realizzazione dell'osservatorio vulcanico in profondità scoppiano le polemiche, ma il sindaco rassicura. Al via le trivellazioni nei campi Flegrei per realizzare un osservatorio vulcanico in profondità. Dopo le perplessità nel mondo scientifico e le proteste dei cittadini, i lavori sono partiti con le rassicurazioni dell'osservatorio Vesuviano e del sindaco De Magistris. Il servizio è di Letizia Cafiero e Carlo Ruggero. Se ne parla da tempo, oggi in realtà da ieri le trivelle scavano nell'area di Bagnoli Futura per realizzare un osservatorio vulcanico in profondità. La perforazione del supervulcano di Campi Flegrei si svolgerà in due fasi, quella iniziata e la prima. Un pozzo profondo 500 metri, diametro iniziale 30 centimetri, in profondità 12, costo tra i 4 e i 500 mila euro. Adesso siamo quasi a 300 metri e nelle prossime settimane dovremmo andare avanti. Tutte le operazioni finiranno al massimo alla fine di ottobre, quindi dopodiché il cantiere sarà smontato. La seconda fase prevede la realizzazione di un altro pozzo, questa volta profondo 3.500 metri, costo 7 milioni di euro, per il momento solo un progetto scientifico. Questa è un'attività che rientra comunque in una categoria molto tranquilla e sicura per quanto riguarda le tecnologie e i modi di operare, e quindi viene fatta con assoluta sicurezza e ci consentirà di avere anche nuovi dati che permetteranno un giorno di poter programmare in modo operativo la perforazione invece profonda. Il progetto, guidato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è coordinato da Giuseppe De Natale. Arrivati nel cuore del vulcano, i ricercatori potranno ricostruire con lo studio stratigrafico l'attività eruttiva nell'area di Bagnoli ed esplorare le risorse geotermiche del luogo. Questo è il laboratorio mobile dove si analizzano i prodotti della perforazione. Un progetto che però da anni suscita perplessità e polemiche, tanti timori dei residenti, primo tra tutti che i pozzi possano causare un'eruzione, scatenare l'effetto bradisismo. Timori che nel 2010 hanno causato lo stop del progetto. L'allora sindaco Iervolino chiese parere alla Protezione Civile, che rispose in modo positivo. Nei mesi scorsi il sindaco De Magistris, dopo aver parlato a lungo con studiosi e esperti, ha dato il consenso alle trivellazioni. Non c'è nessun allarme, assicura oggi il sindaco, non faremo nulla che metta a rischio la popolazione. E non c'è nessun motivo di allarme legato alla prima parte del progetto Campi Flegrei Deep Drilling. Lo dice il sindaco di Napoli Luigi De Magistris commentando proprio il via al progetto di trivellazione nell'area dell'ex Italsider di Bagnoli. Abbiamo analizzato tutti i documenti relativi alla parte del progetto e non c'è alcun motivo di allarme. Anzi, dice il sindaco, credo che sia un fatto positivo. Non dimentichiamo che abbiamo una grande risorsa nella nostra città che è la geotermia, dalla quale si può trarre energia e tanto sviluppo sostenibile.